personalità del mondo della letteratura, del teatro, del cinema e del giornalismo hanno ricevuto il Pegaso d'Oro anche quest'anno a Pescara in occasione della 46esima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano. Le due serate, la prima all'Aurum e la seconda in Piazza Salotto, sono state seguite in diretta da Rete 8 e condotte dal direttore Carmine Perantuono. Ieri sera sul palco la giornalista inviata della RAI Maria Cuffaro ha intervistato e premiato i vincitori delle diverse sezioni del premio, nato grazie al compianto Edoardo Tiboni, che ora vede presidente la figlia Carla. Tra i primi a ricevere il riconoscimento che porta il nome dello scrittore e sceneggiatore originario di Pescara sono stati Antonello Avallone, premio speciale per aver rilanciato il Teatro Flaiano a Roma con La guerra spiegata ai poveri, il premio alla carriera all'attrice Piera degli Esposti, premio alla carriera anche a Massimo De Francovic, a nome del quale ha ritirato il riconoscimento il componente della giuria Masolino D'Amico, poiché l'attore, per motivi di salute, era impossibilitato ad essere in Abruzzo. L'attore regista Gabriele Lavi ha ricevuto il premio per la regia dello spettacolo I giganti della montagna. Jacopo Gassman, figlio dell'indimenticabile Vittorio, ha ritirato il premio per la regia dello spettacolo Il ragazzo dell'ultimo banco, produzione del Piccolo Teatro di Milano. All'attore Alessio Esposito è stato conferito il premio speciale quale giovane promessa del teatro italiano, mentre il poliedrico attore, comico, musicista e conduttore radiofonico Lillo è stato premiato per il musical The School of the Rock. Un grandissimo applauso del pubblico ha celebrato la presenza del giornalista visual storyteller e documentarista Steve McCurry, al quale è stato consegnato il premio Flaiano alla carriera, mentre il giornalista corrispondente di guerra, scrittore, attore e sceneggiatore Andrea Purgatori ha ricevuto il riconoscimento per Atlantide, in onda sulla 7, quale miglior programma culturale. Pegaso d'Oro all'attore di teatro, cinema e televisione Tommaso Ragno e al regista Lucio Pellegrini per l'interpretazione e la direzione della serie TV Il Miracolo di Niccolò Ammanniti. Premio speciale di giornalismo ad Antonio Ferrari, l'inviato di guerra, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, è stato il primo a smentire la pista bulgara nell'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Il premio miglior programma radio per Effetto Notte, le notizie in 60 minuti di Radio 24, è stato assegnato alla giornalista, autrice e conduttrice Roberta Giordano. Fabrizio Corallo ha ricevuto il premio per il documentario Sono Gassman, Vittorio, re della commedia, mentre a Francesco Gagliardi e a Stefania Capobianco è stato attribuito il premio speciale Presidenza per il lungometraggio Movimento L'ira di Achille. Il direttore artistico del Flaiano Film Festival, Riccardo Milani, dopo aver premiato gli attori Benito Urgu e Jacopo Cullin, il produttore della commedia L'uomo che comprò la luna, Amedeo Pagani, ha consegnato il Pegaso d'Oro alla memoria di Carlo Vanzina, al fratello Enrico, particolarmente commosso, il quale ha ricordato anche il padre Steno ed Ennio Flaiano. Sul palco Roberto Andò, premio per la regia per Una storia senza nome. Carla Signoris, premio interpretazione femminile per L'agenzia dei bugiardi e Ma cosa ci dice il cervello. Simone Massi, premiato per il film d'animazione La strada dei Samoni. Francesco Piccolo, premio per la sceneggiatura di Notti magiche, Momenti di trascurabile felicità e Il traditore. Lo scrittore è anche lo sceneggiatore dell'Amica geniale, Fiction Rai, che ha ottenuto un grande successo, come hanno ricordato con orgoglio le due giovanissime protagoniste, Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio, le più giovani premiate della storia dei premi Flaiano.